La tana del ferito. Oh, oh, oh. Ciao, Braderigno. Oh, Dan. Ciao, buonasera, come va? Eccoti, buonasera. Come stai? Bene, bene, voi? Tutto bene, tutto bene. Siamo travestiti. Dobbiamo stare più vicini. Io purtroppo no, invece. Questa sera mi hai preso un po' alla sprovvista. Dove però sei? Cercherò di fare... Sono a Torino. Ah, bello. Sono a Torino, sì. Sei molto pronto a fare bella. Un po' di dolcetto scherzetto alla gente? Siamo pronti, siamo sei pronti. A Torino? Siamo belli carichi. Siamo belli sei carichi. Senta un cazzo, immagino come sentirà dopo. Allora, vai, vai al primo citofono. Ma sei da solo? Così, subito? Sì, subito, primo citofono. Dai, perché sennò dopo diventa troppo tardi. Okay. Allora, mi raccomando, fai in modo di far sentire anche quello che dicono. Farci sentire quello che dicono. Ditemi voi quale citofono, allora. Ciao. Della chiesa, Ivagnes, studio legale. No. La chiesa. Gustavo. La Gustavo, chiesa. Gustavo. Gustavo. Gustavo, vai. Allora, la prima frase che devi dire è dolcetto scherzetto, caprone. Aperto senza chiudere. Ok, 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 vai, sali. Minchia, speriamo non vado giù la connessione. Gustavo. Andiamo. Ok, vai. Vai verso Gustavo. Non so che piano sia. Speriamo non vada giù la connessione, cavolo. Aperto questo. C'è la porta aperta. Come c'è la porta entra aperta? Dentro. Entra in casa. Entra in casa e fai finta di essere uno di famiglia. Siediti sul divano e accendi la TV. Entra Dan, entra. Poi di che hai sbagliato piano. Di che hai sbagliato, tu e sa, no, entra, siediti sul divano e accendi la TV. Come se nulla fosse. Come se fossi membro della famiglia. Ma no, cosa stai dicendo? Dai Dan, dai, tanto siamo qua a proteggerti. Fai finta di aver sbagliato casa. Dai, fai finta di aver sbagliato casa, ci sta, può capitare. Entra e dici, oddio, sono una cosa sbagliata. Dopo aver acceso la TV. No, non accendi la TV. No, vabbè, per dire. No, cosa state dicendo, aspetta. Vabbè, sarà la porta aperta, scusa, un coglione che lascia la porta aperta. Cosa sta facendo? Ma dove sta? Ma è entrato dentro casa. Ma è dentro in casa. Dan, entra. Parla di qualcosa. Ma infatti non così sembri un ladro. Entra in sta parla, cazzo di casa. Parla. Ma cioè, è dentro in casa. È dentro in casa. Buonasera. Buonasera, dolcetto scherzetto. Caprone, dolcetto caprone. Scherzetto. Caprone. No, beh. No. Beh, comincia a fare. È Halloween. Dolcetto scherzetto. Caprone, beh. Fai beh, fai beh. Fai beh. Halloween. Caprone. Beh. Caramelos. Tienes algunos caramelos? No. Fai il caprone. No tienes caramelos. Ah, ok. Un saluto a los amigos de Twitch. Oddio. Un saluto. Ok, fai. Un saluto. Comincia a fare il caprone. Fai beh. 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 Halloween. Italiano. No, era spagnolo. Sì, avevi intuito, ma Gustavo, insomma, diciamo che sicuramente non è... Vai in un altro piano. Vai in un altro piano. Scusa, ma questo apre la porta a casa. Chiunque così. Vabbè, oh, è una persona apprezzabile. Molto amichevole. Vabbè, continuiamo su da questa strada e vediamo che cosa riusciamo a trovare. Niente, questo non risponde. Proviamo il prossimo. Uffici? Ma come sono uffici, cazzo? Ma figa, ma che cazzo? Torino è una città del lavoro, cioè. Ma ho capito, è città del lavoro davvero. D'altronde la... Ma perché sei a Torino? Perché sono dalla mia fidanzata. Ah! Oh. Così. Scoop, lanciato così. Vabbè, ormai si la sapeva. La lancia proprio... No, la lancia, ormai si sapeva, ragazzi. Hai capito. Bravo. Forse se avessi volato... Però quello lì, cazzo, c'ha la... Vabbè, c'ha la telecamera, pazienza, non sti cazzi. Ho capito, proviamo questi. Devi proprio implorare, eh. Cioè, devi chiedere, per favore, vi chiedo veramente, io non sono andato a fare il dolcetto scherzetto da solo, non ho amici. Se potete darmi anche solo una galatina, o un lupo Alberto, una vampire. Basta che dice io, è vero, di io. Io? Io. Oh, ma è incredibile. Dormono tutti a Torino. Oh, qua ce ne sono un po', allora, vai, tranquilli. Vai. Che cazzo è? Andiamo, partiamo da lì. Partiamo dall'inizio. Cazzo, mi sa che forse è arrivato un condomino. Allora entra con lui. Digli, fai finta di parlare al telefono con qualcuno. Dici sì, no, aspetta, sto entrando. Lui non risponde. Andiamo col prossimo. Ma figa, ma è possibile che non risponda a nessuno? Io ti giuro, sto cliccando, ve lo faccio vedere. Perona Barbero. Dov'è? Perona Barbero. Vai. Niente, andiamo. Passiamo al prossimo. Suonato. Sì, buonasera, dolcetto scherzetto. Vi scongiuro, la scongiuro, veramente, no. La scongiuro. Prego. No, vi prego. Sto male. No, niente.
Ma non puoi dire in meme del certo scherzetto, devi essere più convincente. Ho capito. Cioè, veramente non so che cosa dirti. No, devi dire allora, no, allora fai così, non dire del certo scherzetto, di allora scusi, mi scusi per l'orario. La prego. Sì, buonasera. La prego, dolcetto scherzetto, sono da solo, la prego, una caramella. Scusi? Ah, va aperto questo, aperto. Vai, 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 entra. Connessione un po' saltellante, eh. Sentiamo. Dan? Ok, ti vediamo. Oh. È entrato. Niente. C'era un'altra porta ed era chiusa. Quindi sei uscito? C'era un'altra porta dentro ed era chiusa. Non so come cazzo venga aperta. Non c'era nulla dentro. Ma ho capito, c'era un'altra porta ed era chiusa e c'era la scala. Ma insisti, ma ti voleva. Ma ho capito, ma non mi ricordo. Ma no, ma allora entriamo in un. Adesso voglio trovarne uno che un palazzo semplice dove io entro e c'è la fottuta scala come in quello di prima. No, no, ma puoi anche insultarlo. No, non è che mi se non risponde. Sì. Infatti, continua a pagare. Continua dai, insulta. Vai, no, sì, sì, buonasera, dolcetto scherzetto. La prego, una caramella. Niente, buttato. Vabbè, giù. Denamo, però così figa sembri veramente. No, e deve cosa essere devo molto. Dire? Deve cosa essere. Devo dire? No, Denamo, deve essere molto più sentimentale. Cioè, devi dire, la prego. Cioè, non devi dire. Non deve essere una roba. La prego. Non deve essere una roba rapida. Deve essere. Scusi, la prego. Scusi il disturbo. Lo so che è un orario tardi. È un orario un po' così. Però, veramente, sono 2 ore che vado in giro. Sono una persona sola. Sto facendo il certo scherzetto. Nessuno mi apre. Se posso chiedere gentilmente, se può aprirmi un attimo. Ok, va bene. Ok, deve essere molto sentimentale come cosa, capito? Sì, pronto, buonasera. Mi sente? Grazie per mi sente? Cazzo. È da tutta la sera che sto cercando qualcuno che mi dia delle caramelle per dolcetto scherzetto. Purtroppo sono una persona sola. Lei avrebbe... Niente. Così va bene. Io aprirei. Allora, adesso il prossimo che risponde devi dire salve, sono qua per parlare di Dio. Ha voglia di darmi 5 minuti? No. Così no, proprio annulliamo tutte le probabilità di poter entrare. Tutte le speranze, cioè. Ma c'è il videocitofono? No, no. Allora di sono io. Sono io? Io quello di dolcetto scherzetto. sono tutta la sera che sto cercando qualcuno che mi dia delle caramelle. È possibile che lei ce ne abbia qualcuna, per favore? Mi è piaciuto. Mi ha mandato a fanculo. Vabbè, figa. Sono io. Mi ha mandato a fanculo. Io con il soggetto scherzetto. No, ragazzi, ma seriamente, questi sono finiti. Cioè, ma io non ho veramente parole. Mi ha mandato quello a fanculo. Mi ha detto, ma vaffanculo, va. Ma ti ha dato vaffanculo? Ti ha detto vaffanculo? Sì, mi ha detto. Sai vaffanculo. Cosa puoi dire? Ho un'idea. Quando ti rispondono, tu dici, tipo, sono quello del primo piano. Ho dimenticato le chiavi. Mi potresti aprire, per favore, che sono quello della porta? Oh, ma fate stare zitto, sto coglione. Poi non sono quello del primo piano e dico, dolcetto scherzetto, figli di puttana. Esatto. C'è hit. Devi trovare un modo per entrare. Hit. Tu devi riuscire c'è a entrare. Hit. C'è hit. C'è hit. Ragazzi, c'è hit. Ma dove? Buonasera. Inquadra, ce lo facci vedere. Buonasera. Oh, porco buonasera. Due. Mica brutto in culo, vattene. Dai, prossimo. Ma che paura c'è quello? Hit. Ah, minchia, siamo di nuovo in piazza, cazzo. Bellissima, eh? Bellissima Torino. Una bomba, città una veramente bomba. Splendida. È splendida. Una bomba. Però andiamo a suonare. Veramente bella. Veramente bella, sì. Veramente, veramente sì, bella. Sì, sto quasi male pensando. Vai. Scusi. Mi annusi i capelli per dire che... Una breve intervista per Halloween dell'Università di Studi di Torino. Io proprio io, è giovane. Sì. Ma no, ma indipendentemente dall'età va bene. Non è un problema. Siamo in live su Twitch con degli amici. Ok. Tu hai amici? Lei ha amici? Eh? Lei ha degli amici? Posso inquadrarla? Posso inquadrarla? No, no. La non prego, vuole? La prego. La prego. La gente Torino veramente antipatica. Macello di... Va bene, grazie lo stesso, buona serata. Niente. Qual è stata la scusa? Che c'era un macello di gente. Non c'è nessuno. C'è un target di età particolare? No. Qualunque. Però questi si stanno... è vero, in piazza Hank. 3 ore fa. Vai, becca qualcuno, Dan, ultimo tentativo. Poi vado a fare il reddito. Buonasera ragazzi, un'intervista di Halloween per l'Università di Studi di Torino. Già quello dice così.
ecco, già ridono. Molto gentile, apprezzo, però. Come mai? Perché, perché non siete di, non siete di Torino? Si sente? Ma non importa, in verità. Siete simpatici, dai. Basta che siate simpatici. Mi sembra che siate... No. Sì, okay. Secondo me tu sei molto simpatico. Adesso di... A voi sta l'eba? Loro dicono di farla a te? Di a voi sta l'eba, loro ti danno e tu fai... Suca? Guarda, tra l'altro, se mi vuoi aiutare, devo togliere questo qua dentro. Ah, no, guarda, io non sono pratico di... Di una frase senza... Scusa, non ho capito. Di una frase, tipo, vabbè, sta l'eba, loro ti danno e tu... Suca? Okay. L'ho detto. Ah, l'intervista è proprio online, sì. Sì, 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 esatto. No, allora sì, qua... Vai, ancora, ancora. L'ho già detto. Prova a rompere i coglioni. Ma no, l'ho già detto. Non ho capito. No, me l'ha fatta lui, me l'ha fatta lui, scherzo. L'ha fatta... Non mi ha dato il pugno. Ah, va bene. Ma voi vabbè, chi ragazzi, se loro pestano la gente? Buona serata, grazie. Veramente, cioè, anche quelli che non sono di Torino, veramente delle facce di merda. Ma scusa, ma perché sei andato via? Non ho capito. Sto veramente perdendo le speranze. Ma perché te ne sei andato? Cosa? Perché te ne sei andato? Perché faceva una faccia di merda, quella voleva che andassi via, palesemente. Vabbè, ecco, questi. Vai. Questi sono perfetti. Non dire università, di che sei in live su TikTok. Periscope. Sì, Periscope, dai. Buonasera, ragazzi, un'intervista per Halloween. Un'intervista per Halloween. Cosa? Ti ho già visto. L'hai già visto? No, no, aspetta. Seguitemi, niente, aspettate. Allora... dove ci troviamo? Piazza Vittorio. Esatto. Piazza Vittorio. Io mi chiamo Vittorio. Okay. Io mi chiamo Vittorio. Piacere. Voi? Piazza Vittorio. Devo ridere, non ho capito. No, io mi chiamo Vittorio. No, tranquillo. No, attento che sono Maranza, scappa, corri, scappa, inizia a correre. Corri, sono Maranza. Questo è il classico modo. Cosa? Non ho capito. Sono Maranza, Dende, sono Maranza, fuori gioco. Corri. No, non sto capendo, scusate. Devi correre, Cristo Dio, ti stanno per pestare. Perché? Inizia a correre. Ti ha preso per il culo, dovrei ridere, ti sta prendendo per il culo. Ah, ok. No, niente. Niente, mi sono sbagliato, scusatemi. Buona serata. Castelli, giganti, tutta la sera. Grazie. Minchia, il tipo maranzissimo, dovrei ridere, fra. Cazzo. No, non potevo scappare, che poi mi inseguono veramente. Ma erano Maranza un po'? Sì, minchia. Ma che cazzo vai dai Maranza? Ma scusami, ma sei deficiente. Ma, allora. non li vedevo da lontano. Ho capito, ma nel momento in cui sei lì non dici nulla. Ma comunque ve lo giuro, non ci sono dei ragazzi della, tra virgolette, della mia età. Vabbè, ma è come andare in Duomo a quest'ora ora. Cioè, ti vuoi incontrare? Cosa? Halloween? In Duomo? C'è la festa da Halloween a Duomo. Sì. Sì, ci siamo. Buonasera ragazzi, vi prego, una breve intervista per Halloween. Ma aspetta, per cosa, dove la metti? No, siamo in live. No, io non mi faccio. Ma tu cosa sei, un TikToker? No, sì. No, io sono un personaggio particolare, io bazzico un po' ovunque. Dai, fai un salmone con noi, dai. Posso, non sono buono a parlare. Vai, intervista. Posso inquadrarvi? Ok. Vai, intervista. Eccoci qua, ragazzi. Ma su cosa sei live? Su Twitch, esatto. Su Twitch. Sì. Esatto. Ok, sì, dimmi pure. Allora, digli, bei capelli. E toccagli. Bei capelli, intanto. A me? Bei capelli, sì. Non c'è no. No, bei capelli. No, bei capelli, li hai, bro. E continua a ripetere il loop, li hai, bro. Ah, lo sento. Sì, no. Li hai, bro. No, a parte che comunque li hai, quindi... Battite nel cazzo. No. Continua a ripeterlo che hai i capelli. No, ma tranquillo, davvero. Ma pochi ma belli, esatto. Continua a ripeterlo ancora, li hai. Pochi ma belli. Dove vai stasera? Poi? Io adesso... dove vado? Ma io vado a rompere le palle alla gente come mi definiscono loro, non più palle, però io in verità volevo solamente fare un'intervista. Sì, non vai a ballare, non vai per figa. Ma non lo so, io sono già a posto per figa, guarda. Io sono... La tipa probabilmente. Sono felicemente fidanzato. Esatto. Ok, dagli uno schiaffo in faccia e corri.
scherzo. Siamo, no. Invece siamo in cerca di Dio. Ah, siamo loro, in cerca di figa. Loro sono in cerca di figa, ragazzi. Quindi se c'è delle fighe se... di venire al The Beach stasera. Ok, ok. Va bene, perfetto. Quindi, ragazze, se ma ce come ne fosse deve qualcuno essere la sua ragazza... che vuole andare al The Beach, chiedili come deve essere la sua ragazza ideale. Come deve essere la tua ragazza ideale? Ti vanno bene tutti. Ok, ma no, ci sarà qualche... esatto, ci sarà un tipo... Capelli? Capelli? Particolare, capelli? Deve allora, deve saper parlare. Se non sa parlare non mi piace. Deve saper reggere il discorso che... Ok, va bene. Dal punto di vista estetico, invece? Dal punto di vista estetico... Biondi? Biondo o more va bene, non fai... Capisci, biondo o mora? Capelli lunghi, corti, okay. Non mi piace. Cioè, oddio, c'è anche chi li sa portare corti. Certo. Però, generalmente... Ok, prevalentemente lunghi. Lunghi, sì. Biondo okay. O mora? Ok, va bene. Biondo o mora, quindi? Non importa. Non importa, non importa. Biondo e mora non importa. Occhi chiari, occhi scuri. Si sta aggiungendo gente, si sta aggiungendo... E siamo un'intervista per Halloween, ragazzi. Se volete essere in arriviamo dalla Liguria... Anche voi arrivate dalla Liguria. Anche voi, anche dalla Liguria. Sì, anche io. Da dove sei? Da Genova. No, c'è di Savona. Bardineto. Qui c'è Savona, entro te. Bardineto. Bardineto. Sì? Ok. Qui sei dove Bardineto? Ditemi... Ok, scusatemi che c'è un po' di casino. Ok. Perfetto, okay. La linea è stabilita. Siediti, di nuovo. Siediti per terra. Siediti per terra e comincia a pregare. Che idiota! I passaggi. Ok, scusate. Oh, buonasera. Buonasera, tutto bene? Sono comincia a fargli dei complimenti. Ciao Valentina, ciao Simone. Assurdo. 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 Sta facendo un'intervista ai ragazzi qua. Ok, allora, adesso prendi un ragazzo che decidi tu. E sei uscito. Oh, Dan, mi senti? Mi senti? Allora, sì, ti sento. Ok, prendi un ragazzo qualunque, lui, quello che hai a fianco, comincia a fargli dei complimenti veramente pesanti sulla sua estetica. Cioè, proprio comincia quasi a provarci con lui. C'è Lisa. Ok. C'è Lisa. Devo dire che sei veramente un bel ragazzo. No, davvero. Sei veramente un bellissimo ragazzo. Grazie. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Io l'ho detto. No, ok, pensavo qualcuno. No, comincia a fargli dei complimenti. Comincia di brutto a esagerare, esagera con i complimenti. Sei vestito molto bene, bellissimo ragazzo. Sei un po' il mio tipo, devo dire. Sei un po' il mio tipo. No, nel senso, però sei un po' il mio tipo, insomma. No, sei gay. No. Occhio. Comunque, grazie. Vabbè, toccagli le guance, come per... Sei un bel ragazzo. Che cosa dobbiamo fare? Ragazzo. Ma questa cosa qua la stanno sentendo? Che dici con bel ragazzo? Sì, la stanno sentendo. Inquadrano allora. Sì, hai ragione. Bel ragazzo. Grazie. Bel ragazzo, grazie vero. A tutti, grazie. Toccagli il nasino, Bel ragazzo. Toccagli il nasino. Scusami? Toccagli il nasino. Sì, veramente un bel ragazzo. Scusa, posso toccarti il nasino? Dai, il nasino, un attimo. Che emozione. No, dai, su, un attimo. No, nasino, no, nasino. Dai, un attimo, il nasino. No, nasino, no. Ora di colpo prendi e scappa. Corri via. Scappa. Corri via. Scappa, corri. Corri di colpo. Corri via, scappa, Dan, devi scappare. Sei andato un po', droga. No, scappa. L'ho toccato. Come corre, sembra un coglione. Ciao. Che stupido. Minchia, che caldo. Come che caldo? Ah. Ti salutano. Ciao. Ciao. Va bene, cos'è che hai detto? No, basta, va bene così, Dan, vado a vedere il Reddit. Grazie. Ah, ok. Va bene. Grazie, Dan, poi ti mando i soldi. Grazie. Vi saluto, vi auguro una... Fatto bravo, ti ho provato. Grazie mille, vi auguro una buona serata. Un po' di cuori viola, ragazzi, dai. Un po' di cuori viola per il nostro Andrea. Io fino a domani, poi parlo. Ah, scusa un attimo,
Vabbè, no, niente, niente. Vi ringrazio per questa bellissima live, anche se da una parte è stata un pochino morentina per il docesto scherzetto. Mi dispiace, però sicuramente l'anno prossimo andrà meglio, ragazzi. Sì. Però alla fine siamo riusciti a fare qualcosa di carino. È vero, è vero. Grazie, penso. A te, sei stato grazie, molto bravo. Dan, è stato veramente dai. Bravo. Buonasera. Grazie, ragazzi. Vi saluto. Ciao, ciao. Ciao bello. Ciao, ciao, ciao. Puoi fare gli auguri alla mia fidanzata? Certo. Vieni. Oddio. Fare gli auguri. Ciao. Ciao, auguri. Ciao. È il suo compleanno? Sì, sì. No, gira il telefono. Gira. Ho la cuffietta rotta, gira dall'altro lato. Oddio. Ciao. Ciao, auguri. Ciao, auguri. Grazie. Il tuo compleanno? Perché si vede di merda? Non lo so perché si vede di merda. Ciao. Ciao. Mi date un bacino? Puoi darmi un bacino? Eh? Puoi darmi un bacino? Oh, l'ha chiesto lui? Sì. Assurdo. Che bello. Tu non senti? Ma stacca le cuffie, non si sente niente. No, io non comunque sento. Grazie per gli auguri. Niente. Grazie a te. Mi raccomando, tienilo d'occhio, Dan, mm-hmm. Tienilo d'occhio che gli non voglio sento bene. Non sento niente. No, porco due. Purtroppo non sento niente. Dammi, dammi. Aspetta, vieni. Non si sente niente. Vabbè, comunque. Beh, perché... Vabbè, comunque. Ti ringrazio, il suo compleanno, vabbè. Abbonata, abbonata al canale. Da un anno. L'hai ringraziata ieri. Quindi l'hai conosciuta grazie al mio canale. Oh. Vabbè, cioè, quando ci vedremo dal vivo, poi c'è una storia che ci dobbiamo raccontare. Volentieri, quando vuoi. Dai. Ciao, Dan. Grazie, Simo. Buona, ciao, buona Halloween e buonanotte. Anche a voi, ciao, ragazzi. Ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bello, no, ti giuro, quasi mi commuove vedere Dan al mondo così. Te l'ho proprio preso quando era... È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Questo amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici. Ma come possiamo fare?